È stato un accordo molto atteso e che ha un plafond molto interessante di 26 milioni di visi tra Marche e Umbria. Oltre a questo si aggiunge anche un bando del POR FESR della regione Marche che riguarda le tre aree di crisi, quindi Pesarese, Anconetano e anche Ascolano. Così l'assessora alle attività produttive Emanuela Bora all'incontro pubblico per l'avvio del programma di rilancio dell'area ex Merloni. L'evento di lancio del piano di comunicazione si è svolto in Regione nell'ambito di un incontro istituzionale promosso con il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa. Seguiranno altri due confronti, a Fabriano nel mese di maggio e ad Ancona a giugno, per illustrare gli aspetti procedurali, in modo da orientare le imprese verso lo strumento più idoneo ai propri programmi di investimento. Dopo questo evento di lancio istituzionale seguiranno due workshop, uno ad Ancona e uno a Fabriano, dove si illustreranno le differenze di questi due strumenti, che sono diversi e complementari allo stesso tempo, perché l'accordo di programma Merloni riguarda investimenti più consistenti, da 1,5 milioni di euro in su, mentre il bando del POR FESR riguarda investimenti più contenuti. Ma la cosa più interessante di questo bando del POR FESR è che riguarderà l'attività di reshoring, quindi il rientro dall'estero di invece attività che precedentemente erano delocalizzate, il trasferimento di impresa, l'ampliamento produttivo, e per cui l'auspicio è chiaramente di vedere un territorio che risponda a queste opportunità su cui la regione si è molto impegnata. Mesi fondamentali per le imprese impegnate a presentare i loro progetti. Per quanto riguarda l'accordo di programma, avranno tempo fino al 30 di giugno. La finestra si aprirà il 1 giugno, quindi appena 30 giorni. Quindi queste settimane saranno fondamentali per la promozione. Mentre per quanto riguarda invece il bando dell'area di crisi della regione, ancora non è stato approvato dalla Giunta, ma comunque ci saranno poi 60 giorni per la presentazione, quindi i tempi saranno più lunghi. L'obiettivo di ricollocare e riqualificare il bacino dei lavoratori della ex Merloni sarà perseguito anche attraverso l'attivazione di misure del Fondo Sociale Europeo. Tirocini, formazione, borse lavoro, aiuto alle assunzioni, appositamente dedicate alle imprese beneficiarie dei due strumenti.